nuovo punto della situazione. La meta è Oregon City, perché adesso voglio andare sulle tracce della vecchia Oregon Trail. Quindi attualmente mi sto muovendo dall'interno, sono passato dalla capitale, Salem, e ovviamente ho sbagliato strada perché io non uso navigatore, uso solo la mia vecchia cartina che adesso vediamo insieme. Ho sbagliato strada perché da qui, da Salem, io dovevo andare su verso Oregon City, che è qua. Invece io sono andato giù, di qua, verso est. Però nell'errore cosa succede? Che adesso mi trovo sulla 214 e qui ci sono le Silver Force, che sarebbe una cosa molto interessante da vedere. Quindi prendiamo questa piccola deviazione per poi tornare su a Silverton e proseguire verso Oregon City. Comunque nell'errore, come vedete, ho trovato un posto e una strada decisamente migliore di quella dove mi trovavo prima. Vediamo dove va a finire. Cascate del Trader, Silver Falls, utilizzate anche sul set di Twilight. Adesso andiamo là sotto e vediamo un po' com'è. Vedi, viaggiare in moto significa fare tutto in moto, o quasi. Comunque, questo vuol dire che quando desideri fare qualcosa che non sia con la moto, anche se ci sono 30 gradi, picchi al sole e cammini, devi sempre stare con i tuoi bagagli e con le tue attrezzature da moto. Il casco diventa l'inseparabile amico. Oregon City, da qui parte una nuova tappa molto importante del mio viaggio, che è ripercorrere i passi dell'antica Oregon Trail, prima transamericana, percorsa oltre centinaia di anni fa dalla parte orientale degli Stati Uniti. I pellegrini si trasferivano nel Far West, nella parte occidentale. Questo rappresenta le dimensioni dei carri che loro usavano, e queste sono tutte le cose con cui li caricavano. On Jordan's stormy banks I stand and cast a wistful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie. I am bound for the promised land, I'm bound for the promised land. Oh, will come and go with me, I'm bound for the promised land. Qui ci troviamo nel museo dell'Oregon Trail ad Oregon City. Esattamente in questo punto, questo edificio è dove finiva l'Oregon Trail. Qui prima non c'era l'edificio, era tutta terra spianata dove arrivavano i migranti e scaricavano quello che rimaneva praticamente nei loro
piccoli carri. Quello che attualmente devo decidere adesso è da che lato passare. Adesso faccio vedere. Ok, questo è il mio navigatore ed è un'utilissima mappa dell'Oregon Trail. Ora io sono qui alla fine e voglio procedere verso est. Come vedete ci sono due strade, una passa attorno al fiume Columbia mentre un'altra passa attorno al Monte Hood ed è chiamata Barlow Road. Ok, quella del fiume Columbia è teoricamente la più tradizionale, mi è stato detto, perché i pellegrini proprio smontavano i carri e li caricavano su delle piccole zattere per discendere il fiume Columbia. Quindi probabilmente le farò entrambe, ma farò un piccolo taglio, una deviazione, penso. Non volevo evitare di passare in mezzo a Portland, quindi da qui andrò direttamente su sul fiume Columbia e poi tornerò attraverso la Barlow Road che passa attorno al Monte Hood. Ok, pronti a partire ancora? 125 No Limits.